nome del pacifismo durante la Prima Guerra Mondiale si spezzano legami d'amicizia, si interrompono amori. Ebbene, una pacifista assolutamente determinata, il cui slogan è «Guerra alla guerra», è Angelika Balabanov. Angelika Balabanov è una donna eccezionale, ha un'intelligenza prodigiosa, non può diplomarsi, laurearsi nel suo paese, lei è nata in Russia, ottiene una laurea in Belgio e poi durante un convegno nel 1903 a Losanna, è un convegno socialista, incontra un personaggio, come dire, che la folgora con i suoi occhi, e lei stessa che lo racconta nella sua autobiografia. Questo personaggio ha gli occhi febbricitanti, un volto molto smunto, appare molto povero, malmesso. Questo personaggio si chiama Benito Mussolini. Angelika dà tutto per quest'uomo, gli insegna il tedesco, gli insegna le lingue, addirittura gli insegna i classici del marxismo, gli insegna la storia. Lo riconosce anche Mussolini. Dice: senza Angelika io sarei stato un rivoluzionario della domenica. C'è questo sodalizio che tra loro dura circa 10 anni. Mussolini viene nominato direttore dell'Avanti, porta con sé Angelika quale caporedattore, non per fare un piacere ad Angelika, ma Mussolini era abituato, come dire, a utilizzare queste sue donne proprio perché Angelika gli serve come punto di riferimento. Quando Mussolini rompe il patto socialista e diventa interventista, per Angelika è un dolore terribile. In questo passaggio, tra l'altro, Mussolini ha scelto come amante anche con un'altra donna, che è Margherita Sarfatti, e quindi Angelika vede interrotto questo suo legame con Mussolini, ma non solo, per esempio ci sono anche i compagni socialisti russi che sono a favore dell'interventismo. Ecco, Angelika vede con la Prima Guerra Mondiale sbriciolarsi, andare in fumo tutti i suoi legami. Eppure lei non demorde, partecipa a conferenze ed è il suo slogan, sarà sempre quello di guerra alla guerra. Ecco, il suo pacifismo è così forte che anche alla fine della Prima Guerra Mondiale lei romperà i suoi rapporti con i suoi con gli amatissimi compagni bolscevichi, sempre in nome del pacifismo. Un esempio da seguire.